edizione siamo a Ceparana, al centro eventi Sandro Pertini, in Piazza Europa. È un centro polivalente dove fanno del pattinaggio artistico e oggi è gremito di ragazzi che saliranno sul ring e daranno adito alle loro performance. Una bella organizzazione, speriamo di vedere dei begli incontri. Dobbiamo dire che la Virtus ha organizzato due giornate, oggi e domani. Gli arbitri sono già sotto ring, abbiamo la gala Vincenzo, un arbitro internazionale che abbiamo già visto anche l'altra volta ai Prati di Vezzano, poi c'è qua sotto un altro arbitro. E saliranno per la presenza del gruppo. Vediamo un po' queste ragazze. Vediamo la gala che in questo momento sale, saluta le sfidanti. Questa è la Val d'Etaro. Primo match all'angolo rosso per la qualifica junior Barone Asia dell'Accademia Pugilistica Livornese. Me lo daresti? All'angolo bronzo per Sarzana Ring, categoria Youth, Albani Frida. Grazie. Angolo rosso, box schiava, Gori Jenny. Categoria Elite Prima Serie. E abbiamo anche la Gori. Angolo bronzo, da noi già Elite Prima Serie, Bortolani per altre sue grandi avventure. Angolo rosso per Bocca d'Asse, categoria Elite Prima Serie, Flora Ferrara. Angolo blu per Accademia Pugilistica Livornese, Elite Seconda Serie, Irene Spagnoli. Ed ecco il confronto. Angolo rosso fra di loro. Categoria Elite Seconda Serie per box schiava Tripoli Elisa. Angolo blu Elite Seconda Serie per All Boxing Team Pana e Daniela. Angolo rosso Elite Seconda Serie per Accademia dello Sport Casini Marina. Angolo blu, Elite Seconda Serie per Sport. Molte società hanno presentato, si sono presentate a questo girone, poi specialmente nella femminile abbiamo la Livornese, lo Stiava, Sarzana, Break Point, Livornese Boxing, poi la Virtus, la Titi Jeans, Grosseto, la Carrarese, il Trionfo rosso, Genovese, Arti, Marziani, Centro Sport Betti, Combattimento Francesca, SD, Grosseto Box, Savona Arti Marziani e Sport Sezione Pugilato Accademia. Perciò grandi Angolo confronti, rosso, Elite Seconda Serie, vediamo dei visi conosciuti. Angolo blu, vediamo Elite dei visi serie conosciuti. Pugilistica Carrarese, Benedetta. Oggi veramente ci godiamo, possiamo rosso, scoprire prima un po' serie, dal centro sport Righi Martina. Questa giornata femminile, si può proprio Angolo dire, blu, giornata femminile, serie, perché per sono tutte... Genovese, Camilla Fatta. Presentiamo gli arbitri della serata, il signor Vincenzo Lagala, la signorina Valdettaro Silvia, la Valdettaro Silvia, il signor Colella Tommaso. Colella Tommaso. Grazie, ti pregano tutti quanti di scendere dal ring per l'inizio della riunione. Oggi c'è presente alla riunione anche Verdiani Antonio, che è venuto da Torino, ha seguito dei ragazzi che sono scesi per la box. E effettivamente diciamo così, insieme a Traversaro che è un campione d'Europa, insomma. La gala Vincenzo sul quadrato è il primo.
qua. All'angolo rosso per Sport Savonarti Occhio Marziali, Betty Francesca. Ed eccoci qua con Verdiani Antonio, oggi presente, il campione presente sul quadrato a premiare queste ragazze. Una grande, cioè una dimostrazione, una grande soddisfazione, una dimostrazione anche per loro, perché viene sostenuto da, dai campioni di ieri, cioè vale a dire vogliono dare un buon apporto perché la box ritorni ad emergere e abbia ancora incisione nello sport. Il pugilato oggi è molto cambiato, perché il pugilato è veritiero, è uno sport d'arte, è molto d'arte, e bisogna solamente guardare e controllare come picchiare. Purtroppo ci sono delle belle, belle ragazze come boxare, che vanno abbastanza molto bene, secondo il mio punto di vista, e vedo che ce n'è anche tante che non sono all'altezza di boxare. Logicamente la scuola determina un po' anche la loro preparazione, le scuole possono essere anche un po' alle prime armi, roba varia. Però abbiamo visto un crescendo in qualche ragazza che è già veramente come degli uomini. Sì, come qualche ragazza persino quasi da professionista, come boxa, come in linea, come tutto quanto. E siamo molto soddisfatti anche qua, perché io sono venuto per caso da ste parti e vedo questa manifestazione, che è un campione di pugilato, e sono molto contento di essere intervenuto. Ok? Grazie. Una diciamo così, una missione, vieni da Torino, perciò anche la curiosità di vedere, di visionare questi ring dove si combatte per lo sport. Questo è già palese, ma molto accrescitivo nei tuoi confronti, perché dà dimostrazione a questi ragazzi che c'è un grande interesse. Sì, quello è anche molto vero, ma il mio viaggio fin qua è solo per un motivo molto importante, per cercare di organizzare il nono raduno della box del cuore, i pugili di ieri, di oggi e domani, che sperando che in questo campo mi conoscono un po' di più e vediamo di attirare un po' più pubblico verso di noi. Grazie. Ti ringrazio Verdiani, grazie per il tuo contributo. Seguiamo così il match che è appena partito e alla prima ripresa. Un grazie a Verdiani Antonio, campione, e in questo momento il presidente anche della box del cuore, e dobbiamo dire che con lui abbiamo fatto l'ottavo raduno a Vieste, c'è stato un altro confronto di riunione di box con ragazzi che venivano da Torino e ragazzi che sono venuti da Taranto, perciò la Puglia contro il Piemonte, una giornata importante, bellissima, e oggi è venuto qui per un po' per cercare questo e un po' anche per presenziare a questa occasione di sport della nobile arte femminile. 10 secondi, ormai termina la primo round, termina in questo momento. Fine prima ripresa. Prima ripresa della settima, Betty Francesca di Savona Sport Arti Marziali e la Fitness Gym Grosseto Mariani Elisa. Tanto ringraziamo anche gli arbitri che continuano a fare il loro compito e vigilano sulla sicurezza e sul ring, poi determinano le veridicità dell'incontro, le regole vanno rispettate, tutte devono essere al fior fiore della limpidezza, e questo è seconda ripresa, abbiamo detto, del settimo incontro, Betty Francesca e di la Betty Francesca angolo rosso e la Mariani Elisa angolo blu. Una partenza abbastanza veloce, molto ritmata, con scambi di colpi senza risparmiarsi, e logicamente 4 riprese per 2 minuti ciascuna. Vediamo all'attacco la Elisa,
nei confronti della Francesca, però anche la Francesca non si arrende, cerca di resistere all'assalto dell'Elisa. Un match che si è leggermente ridimensionato, però lo scambio di colpi c'è, è continuo, grande dispendio di energie. Molto smaneggiamento che poi comporta grande dispendio di energia, mancanza di fiato. Seconda ripresa, siamo quasi secondi alla fine della seconda ripresa. Scombi, colpi che vanno senza tanti problemi. Ne manca due. Fuori secondi, siamo alla terza ripresa. Pisano. Inizio, terza ripresa. Terza ripresa, abbiamo sempre la Francesca con la Elisa che si stanno confrontando sul quadrato. Ancora energiche, cariche di aspettative, vogliono risolvere l'incontro un po' troppo velocemente, bisogna stare un po' anche nelle tecniche, perché se no non si resiste poi fino in fondo. 4-2-2. Elisa cerca di tenere il centro del ring. Terza ripresa dell'incontro. Elisa ha messo all'angolo la cosa. La Francesca cerca di uscire dall'angolo. Accetta la bagarre. Questi colpi così a breve distanza non sono poi ottimali, ma dieci secondi alla fine della terza ripresa. Fine della terza ripresa. Fuori secondi, abbiamo sempre la Francesca con la Elisa, siamo in fondo, quarta ripresa. Quarta ed ultima ripresa. Due minuti ancora per questa. Elisa continua a premere sulla Francesca. Francesca risponde. Elisa si gira. Ritorna al centro del ring, avanza sulla Francesca, non si vedono colpi. Elisa
Sono sette. Poi sì. Sì, va bene. Siamo ancora sulla... Ho salutato il campione del Gianni Antonio che se ne va, ritorna a casa, aveva un impegno, è venuto per questa manifestazione. Lo ringraziamo per quanto è stato. Salutiamo anche la moglie che ha seguito il suo consorte. Una grande giornata passata insieme, ci ha fatto veramente piacere perché ha presenziato, insomma, da Torino a venire a Spezia, non è la strada dell'orto. 10 secondi alla fine di questo incontro, vediamo cosa verrà fuori. Finisce così la quarta ripresa. Vieni su, vieni. La Silvia Valdettaro controlla, ora vedremo il verdetto, sentiamo il verdetto degli arbitri a bordo ring. Vince ai punti Mariani Angolo Blu. Mariani Angolo Blu, che è stata un po' più decisiva. Ok, ma mentre...